Ehi, ben ritrovati da Andrea Link 91 e benvenuti in questo nuovo episodio di Super Mario 64, più precisamente dalla collezione 3D All Stars. Il livello che andrò ad affrontare oggi non è uno dei miei preferiti, ma la host che ha è la mia preferita di tutta quanta la serie di Super Mario. Forse è battuta solo da quella dei crediti, ma insomma, è davvero bella. E però, prima di affrontare il livello appunto che è Jolly Roger Bay, qui abbiamo un funghetto. Dove schiappi funghetto? Dove è andato? Dov'è? Funghetto? È scomparso il funghetto. Wow. Però se andiamo di qua invece c'è un livello segreto. È piuttosto semplice, non è tanto difficile. Aspetta, ma sbaglio o i comandi li ho invertiti un'altra volta? Sì, i comandi li ho invertiti non so come, però va bene. Allora, intanto qui bisogna recuperare le monete rosse. Sì, è simile al livello che abbiamo già affrontato del Wing Cup. E ovviamente Mario recupera un po' di ossigeno, dato che siamo in acqua, non si può respirare. Non capisco per quale ragione, visto che nell'acqua c'è l'ossigeno. È una domanda che mi faccio da un po' di tempo a questa parte. Non ci ho mai pensato veramente, però perché non si può respirare l'acqua se c'è l'ossigeno? Non si sa. Comunque, dovrebbe essere filtrata, sì, lo so ragazzi, è una battuta che purtroppo non esce molto bene. Bisogna spiegarla, quindi eviterò di riproporla in futuro, ma prendendo delle monete ricarichiamo l'ossigeno di Mario. Ecco, questa è una cosa che non ha senso, ma videogiochi! È la missione, credo, più facile dell'intero gioco. Non richiede assolutamente skill particolari. Basta semplicemente nuotare, prendere le monete e fatto. Molto, molto semplice. La host non ve l'ho fatto sentire perché ho chiacchierato per tutto il tempo. Quindi andiamo a sentire questa di Jolly Roger Bay, che sarebbe più conosciuta in realtà come Dire Dire Docks, la host. Ma ragazzi, andatela a cercare perché è bellissima. Allora, qui c'è il guscio di tartaruga se non sbaglio, ma non è di mia intenzione prenderlo ora. Ah, qui la nave è quella affondata. Sì, qui la nave è ancora affondata. Comunque sia, la nave eccola qui. Sì, l'anguilla deve uscire a giocare. Salve, anguillozza. Ah, pare che se n'è andata l'anguillozza, bene. Sì, bisogna passarle davanti a quanto pare. Purtroppo non ricordo bene di preciso tutti i livelli. Qua com'eramo? Allora, questo era uno. Poi, se non sbaglio, questo era due. Non so come ho fatto a prenderlo. Giusto. Non ricordo se questo era giusto o era sbagliato. No, mi sa che questo, come lo facevi, non ha importanza. Mi sa che questo basta che lo facevi, non era come l'altro, che dovevi per forza prendere quello esatto. Allora, a questo punto, o siete abbastanza veloci, o l'acqua cala e rimanete fregati, come sta per succedere a me. Non più di tanto però, Andre Link, bravo. Bravissimo, Andre Link, l'acqua cala. E ne possiamo finalmente prendere la stella della nave affondata. Ok. Insomma, zero monete, ma chi se ne frega? Continuiamo. Da qui già potrei iniziare a non farle più in fila. Ecco, può l'anguilla venire a giocare? In realtà l'anguilla sarebbe già fuori. Ma devo solo prenderle la stella che ha attaccata la coda. Ah, non era qui il guscio? E dov'era il guscio allora? Non era in questo livello il guscio? Allora, mi sono fatto preparare questo cannone dalla Bobomb rosa che compare dal secondo livello. E se, ora voglio provare una cosa che non ho mai provato a fare. Ah, c'ero quasi! Accidenti!
Questa è una cosa che fanno gli speedrunner per prendere la seconda stella molto velocemente. Non è proprio la seconda in fila, ma in genere prendono questa e usano il cannone per spararsi contro la parete. La parete a quanto pare non fa attrito, però ti fa scivolare su di essa e tu puoi prendere la stella in tutta tranquillità. Nella versione americana dovrebbe essere quella che la stella è dentro il box. Più in alto forse, eccolo. No. Allora, vorrei provare una strat che non so però se funziona. Perché Mario qui fa il ginnasta e si gira, ecco, vedi? Non so perché, ma ha questa fissa di girarsi lui. Eccolo, 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 eccolo. Maestro, maestro. Andre Link, maestro indiscusso, lascia perdere proprio. Non ce n'è per nessuno. Bene, 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 bene. Ottimo. E la seconda è presa. Può essere facile come può essere difficile se la mancate al primo tentativo. Continuiamo. Quella delle monete rosse è quella che meno preferisco. Ma è la quarta. Quindi, questa per fortuna è il tesoro della grotta sommersa, che è abbastanza semplice. Vi basterà stare attenti a non farvi cadere addosso dei pilastri che incontreremo a breve. Dunque, per prendere quella stella lì che vedete su quella grata che spruzza aria, dovrebbe volerci il cappello di metallo e quindi diventare Metal Mario. Ma possiamo provarci anche senza più dopo. Oh, vedete qui? Perfetto, entriamo. Rimani fuori e questo significa tu, Arg! Chiunque entra dentro questa grotta senza permesso di sicuro incontrerà disastro. Vedi? È cascato qualcosa, ma cosa che non si vede? Ah, questi cosi si girano e ti vogliono prendere male, e infatti ti prendono male. E se ti prendono male ti fanno male. Non era questo il primo, ma è questo. Sì, ed infatti è questo. Poi è questo. No, forse. Ma siccome mi sto facendo tanto male, recupererei due monete. Ok. E non è questo, è questo. Poi è questo. Poi è questo. E poi è questo. Perfetto. Ah, ecco, la stella compare. Certo. Sì. Mi ricordavo quasi bene allora. Sì, mi sono sbagliato tra quei due lì dietro, ma vabbè, dai. E il primo che per sbaglio è saltato troppo lungo e boom! Ora, la quarta, che è quella che odio, è monete rosse sulla nave. E non solo sulla nave, vero gioco? Che poi sulla nave ce ne stanno quattro, mi sembra. Quindi, allora, la prima la incontriamo dentro questa conchiglia rossa, che ci fa male se la prendiamo quando è chiusa. Beh, non ha proprio tutti i torti, eh. E se si chiude con te sopra, ti fa male. Il che è anche giustificabile. Questa si aprirà mai? Sì, ecco, qui c'è il guscio, ma non mi interessa ora. E qui c'è un'altra moneta rossa. Dunque, queste sono tre. Se non sbaglio, in totale sono 4 le monete rosse qui sotto. Mi pare. No, sono. Sì, sono 4. Infatti, ecco la quarta. Che sta dentro questa maledetta conchiglia. Che se ti prende ti fa male. E qui siamo a posto, mi pare, sì. Le altre 4 sulla nave. Ora, arrivare alla nave è una cosa semplicissima. O ti ci lanci col cannone se vuoi fare proprio il gran maestro che mostra, oppure no. Però qui c'è la quinta in realtà. Ecco, andiamo a prendere. Se sono bravo, ci arrivo proprio preciso. Oppure no. Ah, no, questo tifoso fa male, eh. Eh sì, senza motivo, tra l'altro.
6, 7 e 8 più. Ecco, non capivo perché non si aggrappasse. E 8. Bene, piuttosto facile come missione. La sesta, allora, come ho detto, la sesta e ultima stella richiede il Metal Mario. Ma potrei provare a prenderla senza. Io ho visto molti speedrunner che la prendono senza. È un po' che sto provando e prendere la stella senza Metal Mario è un po' difficile. Quindi farò la missione delle 100 monete. In questa maniera faccio comunque una stella. E poi questa ci ritorniamo quando effettivamente posso prenderla grazie al Metal Mario. Eccole qua. Perfetto, fatto. E 100. Bene. Insomma, piuttosto semplice anche qui. A questo punto ci vuole per forza Metal Mario. Metal Mario si potrebbe già prendere, ma prima vorrei completare tutti i livelli qui disponibili. E l'unico che ci manca da fare, appunto, è questo qui, ve lo faccio vedere subito. Questo qui è uno dei miei meno preferiti, non perché è a tema con la neve, anzi la neve mi piace abbastanza, però è tutto il resto del livello che è un po' una piaga e quindi è difficile anche da completare. Comunque, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e Discord e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!